Ciao, benvenuto e benvenuta. Oggi argomento super particolare. Ho deciso di affrontare questo argomento qua, cioè come sfatare le tue convinzioni sulla ricchezza. Perché studiando mi sono reso conto che anch'io avevo delle limitazioni, sulla ricchezza. Perché questo argomento? Perché, come andremo a scoprire, i nostri pensieri sono i nostri blocchi. O sono le nostre motivazioni per andare avanti. A seconda di che pensiero hai, potrai avere successo o no. Ricordiamoci sempre una cosa basilare. Noi siamo vibrazione, quindi sicuramente anche te avrai sentito parlare della legge dell'attrazione, che sarebbe la legge di risonanza in fisica. Noi vibriamo a una determinata vibrazione e attiviamo tutto ciò che vibra alla nostra vibrazione. Quindi, se noi siamo negativi, tendiamo a essere pessimisti, tendiamo comunque a lamentarci sempre, attireremo persone e situazioni che faranno sì che noi continueremo a lamentarci. Le convinzioni, le credenze sulla ricchezza sono tante. Io ne ho prese solamente quattro che secondo me sono le più importanti. Se poi a fine video l'argomento ti interessa e vuoi che vada avanti sulle altre credenze, scrivilo pure nei commenti che provvederò a fare altri video. Allora, fin da piccoli ci hanno sempre abituato e ci hanno sempre parlato male dei ricchi. Ci hanno sempre detto che sono cattivi, che snobbano, che se la tirano, che comunque sono persone che non danno valore, che sfruttano e tutta una serie di nozioni negative. La maggior parte delle volte quando ci hanno detto una cosa del genere, o i nostri genitori, i nostri amici, comunque le persone intorno a noi, è perché non hanno determinati tipi di conoscenze. È molto più semplice denigrare e diciamo buttare fango addosso a una persona che non conosci invece di giustificare e far capire che magari te non sei arrivato a quel punto. Allora, a quel punto utilizziamo questa scusa per infangare gli altri. Ricordati che noi siamo quello che pensiamo e quindi di conseguenza se noi pensiamo che i ricchi non sono meritevoli, i ricchi sono cattivi, comunque i soldi non servono, roba varia, questo è quello che attirerai. Attirerai pochi soldi e poi pensa a una cosa fondamentale. Se te disprezzi i ricchi, ok? Non gli arricchiti. I ricchi, cioè quelli che da zero sono fatti il culo e il mazzo, hanno creduto nel loro obiettivo e sono arrivati all'apice della loro vita, come Jeff Bezos di Amazon. Se vuoi, c'ho anche l'estratto di un libro nel mio canale YouTube, se lo vuoi andare ad ascoltare. Anche Phil Knight, il fondatore della Nike. Anche lui, insomma, tutti i grandi leader del mercato si sono formati da zero. Ecco, pensa a te, no? Se te disprezzi i ricchi, come puoi pensare di diventarlo? Cioè, disprezzeresti te stesso o te stessa e non avrebbe senso la cosa. E quindi pensaci molto a questa affermazione. Ok, iniziamo con una delle quattro convinzioni che ho scelto. Essere povero è meglio che essere ricco. Questo penso sia una delle più grandi baggianate che abbiano inventato. Perché questa cosa? Perché la classica. Normalmente veniamo bombardati fin da piccini, la classica storia del povero maltrattato e del ricco che lo deride, che fa cazzi sua, che sfoggia i soldi e che magari si droga e roba varia, ville, macchine, roba varia. Così facendo ci fanno credere che essere poveri è meglio che essere ricchi, perché
Però, così facendo frenano le nostre ambizioni. Ora, chi non vuole essere ricco? Io penso tutti, io compreso, eh? Però è il modo in cui visualizzi la cosa che cambia. Pensa, invece di pensare alle cose negative, ti hanno sempre detto, detta, cerca di vedere cosa te potresti fare di buono, ok? Se tu avessi dei soldi in più, molti più soldi in più di quelli che hai ora. Pensa a quello. E non ti dico essere consumista come la maggior parte delle persone, proprio delle cose buone che puoi fare, ma anche per te, o anche per le persone che ci sono intorno, per il tuo benessere. Quanto cambierebbe? Tantissimo. Punto numero 2. Essere ricchi non significa essere felici. Questo è vero, è una grande verità, perché la felicità non si raggiunge con la ricchezza. La ricchezza è i soldi, il denaro è solo un mezzo, ricordatelo, non è il fine. È quello che ti permette anche di essere felice, ma non soprattutto di essere felice. Ti può far star bene, ti può far star male, a seconda di come te lo utilizzi, di come te usi il denaro, però non ti rende felice, ti rende più sereno, ti rende più tranquillo, ma non felice. È fondamentale questo. Devi capire il vero significato nascosto dietro questa affermazione, cioè essere ricchi non significa essere felici. Il vero significato nascosto, la scusa che c'è dietro è di chi non raggiunge il traguardo designato. Allora usa come scusa: essere ricchi non vuol dire essere felici. Come dire, io non sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo, sono povero come prima, ma non sono felice. È una grande cazzata immensa. Perché prima cosa devi capire che desiderare il denaro per stare meglio è naturale. Chiunque vorrebbe soldi, chiunque vorrebbe arricchirsi. Siamo nati in un pianeta dove ci sono i soldi. Date ci sono, sfruttiamoli, però non in malo modo, ma in modo migliore. Sii ambizioso. È naturale volere più soldi, come ti ho detto prima. Sii ambizioso e far sì di portare avanti il tuo progetto. Quello che hai scelto, il tuo obiettivo. Devi avere fame, fame di conoscenza. Punto numero 3. Diventare ricchi è solo una questione di fortuna. Ora, ragazzi, cioè, cosa vuol dire diventare ricchi è solo una questione di fortuna? No, dovete spiegarmi questa cosa, perché questa veramente è una delle peggio baggianate che vengono dette fin da piccini. Cioè, allora, può capitare. Allora, partiamo dal fondamento. La ricchezza c'è tre modi per ottenerla. O la sposiamo, quindi ci sposiamo con una donna o un uomo ricco, o la ereditiamo, ok? O partiamo da zero e ce la facciamo da noi. Può succedere un caso su un miliardo che tu vinca o l'Enalotto, o che tu vinca la lotteria, o che tu vinca qualcosa, per l'amor del cielo. Però c'è una piccola differenza, apro e chiudo parentesi, fra i ricchi e i poveri arricchiti. Il ricco è quello che è partito da zero, si è fatto un mazzo tanto, sa il valore dei soldi ed è arrivato in cima. Non sperpera. Non butta per soldi, le investe, fa in modo tale che i soldi lavorano per lui. Il povero arricchito è quello che aveva poco, aveva normale, improvvisamente si trova tantissimo e nell'arco di 3-4 anni sperpera tutto il proprio denaro. Semplicemente per il fatto che non avendolo avuto, non avendoselo guadagnato, non sa il valore dei soldi, non le sa amministrare e di conseguenza la mentalità è la solita. Esempi di famosi calciatori. I calciatori, come
come Maradona o altre persone più famose, sono l'esempio lampante. Hanno fatto miliardi e li hanno sperperati tutti. Tutti se ne sono bruciati. Anche grandi artisti, tutti. Perché? Perché l'hanno avuti dal niente. Non si sono fatti il culo per averlo. E non hanno avuto una mentalità finanziaria da poter gestire i propri soldi. Quindi, diventare ricchi è solo questione di fortuna, è una grande baggianata. Se ti fai il culo, riesci a diventare ricco. Ma solo se ti fai il culo e sei disposto a lavorare ogni giorno per il tuo progetto. Punto numero 4 ed ultimo: non sentirti meritevole di essere ricco. Cosa vuol dire non sentirsi meritevole di essere ricco? Cioè, non devi farti bloccare da paranoie o chiacchiericci esterni di altre persone. Te devi pensare alla tua di vita, non a quella degli altri, e devi far sì che il giudizio degli altri non ti tocchi, devi pensare alla tua di vita. Pensare a non meritare è uno dei difetti più possibili immaginabili degli esseri umani, perché è quello che blocca. Cioè, se ti dici io non mi sento meritevole di essere ricco o di arricchirmi, è una scusa per non fare, è una scusa per rimanere dove sei, nella tua zona di comfort, e lamentarti H24 con i tuoi amici. Hai mai risolto qualcosa? No. La definizione di pazzia è fare sempre le solite cose sperando in un risultato differente. Se vuoi avere cose differenti, devi muoverti in diverso modo. Conclusioni. Ho notato che i soldi, prima di tutto, sono un mezzo. E seconda cosa, tirano veramente fuori il lato buono o oscuro delle persone. Ci sono ricchi che sono intelligenti, che investono, che fanno del bene. Ci sono ricchi che sono cattivi, sono avidi e fanno del male. Non c'è una media. Il denaro rispecchia l'anima delle persone. Quindi se una persona tendenzialmente buona farà delle buone cose. Se una persona tendenzialmente cattiva farà delle cattive cose. Non sono i soldi il peccato, si suol dire. Non sono i soldi la cosa cattiva. È l'essere umano. Cosa ha dentro? I soldi rispecchiano quello che ha dentro la persona. Decidi te che uso fare dei soldi. E ti lascio con un'ultima metafora. Se te hai un martello e uno scalpello, ok? Puoi decidere di incidere il marmo e farci una splendida statua, o riprendere il martello e spaccarlo in testa a uno. Il martello è un mezzo, devi decidere te come adoperarlo. Concludo questo video e ti ringrazio per aver dedicato il tuo tempo a me, per aver visto il video e ti invito caldamente a iscriverti al mio canale e a cliccare sulla campanella, così sarai sempre aggiornato o aggiornata nei miei video. E prima cosa prima di tutte, guardati Business Box Italia, link che trovi qui sotto, cioè troverai o l'ebook o il webinar gratuito, è una scuola formativa dove ti insegna a lavorare online. Siamo anche approdati su Kickbank. Non ti sto a dire altro perché devi essere curioso, devi fare azione per vedere cos'è. Io ci sono dentro da tanto tempo e mi trovo benissimo e ho imparato a guadagnare online. Ed è veramente una figata. Ti ringrazio ancora e ti auguro buona giornata. Ciao, alla prossima.